Bella a tutti ragazzi, qui è Ersatto con questa nuova puntata. Allora, andate in un qualsiasi clacking bell, per esempio questo qui, tanto qui possiamo notare un barbone un po' fatto. Vabbè, entriamo e qui dentro ci dovrebbe essere un poster che raffigura Clack Norris, che altro non sarebbe che una mascotte ispirata a Chuck Norris. Dovrebbe essere questi poster qua, però non vedo la scritta Clack Norris. Proviamo a vedere da un'altra parte. Intanto potete notare sui bagni le scritte Cox per i maschi e Chicks per le donne. Sono riferimenti sessuali. Proviamo a ingrandire col cecchino. Eccola, Clack Norris in basso. Ecco, ingrandiamo. Ci sono i giocattoli Clack Norris in omaggio. E vabbè, dunque, col Clacking Bell abbiamo finito. Anzi, non proprio finito. Adesso, a nord di Algualin, vedete questo Clacking Bell che non è segnato sulla mappa, fra l'altro, perché è stato chiuso. Adesso ingrandiamo qua. Istituto dell'Igiene di Liberty City, condannato. Questo è un riferimento a uno scandalo nel 2007 di una compagnia chiamata Taco Bell, di cui Clacking Bell è la parodia, in cui la notte furono avvistati dei ratti. E lo potete trovare in uno di questi due angoli, ora non mi ricordo bene quale, comunque sempre lì. Adesso andiamo in un qualsiasi burger shop, ad esempio qui. E per il burger shot nei negozi non è... Guarda, you're injured. Questi sono riferimenti al fatto che non è granché la qualità. E il burger shot, come avrete già intuito, è la parodia di Burger King. Ma non... diciamo, nel negozio non troviamo nulla di particolare. Però in TV troviamo un articolo di pubblicità, eccola qua. Oh, I think my heart stopped. The left side of my face has gone numb. What are you calling for, Burger Shot? The Heart Stopper, the all new tower of a meal at Burger Shot. It's the six pound. Come avrete capito, il tio ha avuto un infarto. Heartstopper Burger. È un particolare hamburger offerto da Burger King. Vedete l'ambulanza? Muori col sorriso. Vabbè, in giro per la città potete trovare numerosi container con la scritta McDonald's, che è un riferimento alla pessima qualità dei servizi del cibo offerto da McDonald's, tanto da essere rifiuto. Vabbè, per questa puntata è tutto. E alla prossima.